Nel primo match del 2023 il Pineto vince per 1-0 contro il Termoli, padrone di casa allo stadio Gino Cannarsa, portando 3 punti pesantissimi in Abruzzo. Dopo un primo tempo a reti inviolate, nella ripresa Forgione decide il match. Calcio d'inizio per i padroni di casa, la partita incomincia con il consueto equilibrio da ambo le parti. Al 16esimo tegola per il Pineto, Nonni è costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Pica. Il Termoli millanta il fattore casa, inizia a macinare gioco. Al 24esimo su punizione Carnevale trova un reattivo Mercorelli, le due squadre si fronteggiano a testa alta proponendo un match dei ritmi gradevoli con azioni e capovolgimenti di fronte. Nella ripresa il match vede subito giallorossi spingere, Baldè punta alla profondità e arriva tu per tu con l'estremo ospite. Il palo salva i biancazzurri, gli abruzzesi rispondono immediatamente con un'azione caparbia, Maio incorna sul fondo. Al quarto d'ora piove in casa Pineto, Traini ferma un avversario sulla tre quarti e viene ammonito per la seconda volta dal direttore di gara Nigro Di Prato, lasciando gli ospiti in 10 uomini. La squadra del presidente Brocco non si scompone, su punizione Forgione in spaccata confeziona un vantaggio pesantissimo, sempre il numero 6 va a millimetri dal raddoppio approfittando di un frittatone della retroguardia locale, ma il suo corrispettivo numerico siciliano riesce a salvare letteralmente sulla linea. Nel finale concitato il Termoli prova l'arrembaggio, il Pineto si difende con ordine e porta a casa l'intervento era posta per 3 punti pesantissimi in ottica campionato. Sapete come la penso, ho detto sempre che il campionato vero inizia il giro di ritorno. Oggi abbiamo avuto la dimostrazione, il Termoli non è la squadra andata, è una squadra secondo me forte, che ha un organico importante e sicuramente si tirerà fuori da questa situazione. La partita è stata equilibrata, molto equilibrata, soltanto l'episodio poteva indirizzarla da una parte all'altra. E mi è piaciuta, ecco, la reazione della squadra sotto di un uomo, è passato in vantaggio e ha difeso il risultato senza soffrendo più di tanto. Quindi la nota positiva è questa. Direi il pareggio era equilibrato, noi l'abbiamo meritato la vittoria perché l'abbiamo ottenuta in 10 e l'abbiamo difesa senza rischiare più di tanto. Sì, mi è piaciuto tantissimo il primo tempo, abbiamo approcciato bene. Non abbiamo fatto calciare, almeno il primo tempo, mai il Pineto, nonostante giocatori di grandissima qualità. Abbiamo concluso tante volte noi in porta. Siamo stati propositivi, cattivi, determinati. La fase di non possesso l'abbiamo fatta benissimo. Potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, senz'altro, però la squadra per atteggiamento mi è piaciuta. Stanno facendo bene, anche oggi penso che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, anzi se proprio c'era una squadra che doveva vincere, penso che quella squadra doveva essere il Termoli. Non mi è piaciuto, l'unica cosa, se proprio devo fare un appunto, è la reazione dopo il gol. Potevamo essere un po' più lucidi, meno frettolosi quando avevamo noi palla a piede, abbiamo sbagliato tante scelte, però c'è anche da dire che c'è da dare il merito al Pineto che ha fatto la partita che doveva fare dopo il gol.